Roberta Ferrari, chi è lì con te? Francesco Campanella, senatore del Movimento 5 Stelle, peraltro siciliano, conosce molto bene i dati e gli argomenti di cui stavate parlando in studio. In diretta, perfetto, bene. Comunque il Movimento 5 Stelle, in attesa del chiarimento con Beppe Grillo sul fronte interno e sul fronte del reato di immigrazione clandestina, chiarimento che arriverà venerdì, l'incontro è fissato, probabilmente ci sarà anche Casaleggio. Tra poco parleremo di questo. Intanto il senatore voleva dire qualcosa riguardo a quelli che sono i provvedimenti economici che si stanno attuando in Italia e la posizione del Movimento 5 Stelle. Cioè sulla legge di stabilità, perfetto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quello che volevo dire è che il problema grosso non è tanto riduzioni, ma dove si fanno i tagli, dove si riducono le tasse. Se noi praticamente continuiamo a incidere con le imposte, con imposte generali come l'IVA, che tocca a tutti, e nel frattempo non facciamo attenzione a lì dove ci sono i soldi che potrebbero essere soggetti assoggettati a imposta. Penso che negli ultimi anni c'è stata una riduzione delle aliquote marginali dell'IRPEF. In questo modo sostanzialmente si va a incrementare la differenza. Allora, in questo caso chiedo scusa per chiarimento sul cuneo fiscale, ci dovrebbero essere da 4 a 5 miliardi, mi corregga Agnese, se sbaglio, per aumentare le detrazioni IRPEF. Ma guardi, le cifre assestate definitive noi le conosceremo alla fine del Consiglio dei Ministri. Però in linea di massima questo è un Consiglio dei Ministri che discute e sceglie, vi sono più opzioni. Ovviamente se si riduce l'intervento sulla spesa si riduce anche l'intervento fiscale, questo mi sembra del tutto ovvio, e quindi adesso fare cifre così a casaccio, credo che le anticipazioni che il giornale fanno oggi siano per una parte significativa, non esattamente quelle che saranno, che usciranno dal Consiglio dei Ministri. L'uno per mille di imposta sulla casa, a me sembra bassissimo, non so se sia una cifra buttata lì dai giornali. La vediamo domani questa, mi sembra di capire. Torniamo a Montecitorio. Grazie. Volevo dire qualcosa anche sui tagli. Sì. Perché i tagli, qualcuno ha parlato di tagli lineari. Sono stati fatti e hanno fatto male lì dove non dovevano, perché fondamentalmente hanno punito quegli enti che avevano avuto un atteggiamento virtuoso e non hanno inciso, nonostante tutto quello che è stato detto in termini di riduzione della spesa, non hanno inciso lì dove la spesa è meno efficiente e lì dove si dovrebbe intervenire. Io penso alla regione siciliana. Per esempio in Sicilia ci sono stati, per esempio sulla sanità? Perfetto, siamo andati incontro a una riduzione dei posti letto, a una riduzione dei punti nascita. Sono arrivati a chiudere il punto nascita a Pantelleria. Cioè, che voglio dire, significa sostanzialmente costringere la donna che deve partorire a spostarsi a Trapani, portandosi dietro i parenti che vogliono seguirla. Ecco, per capire cosa sono i tagli lineari sono, nella sanità, chiudere dei reparti sostanzialmente, eliminare i posti letto, questo è il taglio lineare. Intanto però hanno mantenuto alcuni reparti, alcuni posti di primariato che sono rimasti lì dove erano. Così come quando parliamo di efficienza della spesa, in Sicilia ci sono molti medici di posti ospedalieri, ospedali, di aziende ospedaliere siciliane che fanno servizio all'assessorato della sanità come dirigenti amministrativi, comandati. Però io vi chiedo di aspettare ancora qualche ora per commentare allora queste cifre. Nel frattempo so che il Movimento 5 Stelle in questi giorni sta vivendo angosce interne, quindi Grillo arriva venerdì a Montecitorio, è prevista la riunione venerdì con tutti i gruppi. Questo lo confermiamo noi, è una notizia giornalistica però molto sicura, nel senso i senatori su questo sono abbastanza cauti. Che però dovrebbe arrivare venerdì, la riunione è fissata a Roma e probabilmente ci sarà anche Casaleggio? Non lo so. Non ce lo vuole dire, No, tra l'altro, francamente preferirei esprimermi sulle cose piuttosto che sui nostri meccanismi. Il clima in questo momento all'interno del Movimento 5 Stelle com'è? Perché ovviamente una spaccatura, un dissenso c'è stato rispetto al discorso del reato di immigrazione clandestina. Spaccatura e dissenso sono termini più giornalistici.
diciamo che su alcune cose dobbiamo allineare le vedute. Senta, per esempio, lei, senatore, sì, è d'accordo con Grillo sulla questione dell'amnistia e dell'indulto? Sull'amnistia e sull'indulto? Io fondamentalmente ritengo che l'amnistia renda incerto tutto il quadro in prospettiva. Cioè, funziona esattamente come le sanatorie edilizie. Cioè, uno sa che fa qualcosa, però può immaginare che intervenga un'amnistia durante diciamo, il periodo in cui lui sconta la pena. Mi piacerebbe di più che venissero considerati alcuni reati, venissero riconsiderati alcuni reati, penso per esempio alla detenzione di sostanze stupefacenti della dose consentita. Senta, questo qui ha riempito io questo l'ho capito, ma sull'immigrazione clandestina, su cui c'è stato insomma un caso la scorsa settimana di spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, nel senso che c'è stato un emendamento che è stato approvato, l'eliminazione del reato all'immigrazione clandestina proposto dal Movimento 5 Stelle e poi la sconfessione di Grillo. Ecco, lei personalmente è d'accordo con i suoi o con Grillo? Io ritengo che Grillo non abbia avuto modo di informarsi puntualmente su quello che abbiamo fatto in questa occasione. Infatti noi abbiamo chiesto di venire, di raggiungerci e di vedere come lavoriamo, dove, insomma, in che condizioni parlare, e tutto il resto. Per quello che riguarda la mia posizione personale, sì, io l'ho espressa chiaramente, ritengo che non sia ammissibile impedire a una persona che scappa dalla fame, dalla miseria, dalla guerra, la ricerca di un po' di felicità. Così mi sono espresso su Facebook. Va bene, questo allora, emendamento grazie. Lei lo vorrebbe in aula? Siamo in chiusura, quindi io vi devo sì, fermare. Prego, l'ultima battuta. Si voterebbe in aula comunque l'emendamento per togliere il reato di immigrazione clandestina? Ecco, voi lo potete. Laddove dovesse votarsi, prima che possiamo consultare con la rete, quindi sulla scorta dei dati che abbiamo adesso, sì che lo voterei. Lo votereste anche se Grillo venerdì vi viene a dire non votatelo? Grillo è un attivista come noi.